Pronto? Pronto, ciao, sono sempre Daniele di Settimo. Ecco, ci stavo appunto anticipando ai nostri ascoltatori che l'intervista di questa sera è a scopo promozionale del vostro ultimo Living Storm uscito lo scorso 9 settembre per Nadir Music. Allora io direi di ti do subito la possibilità di fare una breve introduzione alla band prima di andare a parlare del disco. Sì, ti ringrazio innanzitutto per lo spazio che ci concedete, ci dedicate, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Metal Wave. E niente, la band, i Septem, vengono dalla Spezia, è una band che si è formata nel 2003 e che dopo un po' di rodaggi vari, assestamenti vari, come succede di solito per tutti i gruppi, così nel 2011 abbiamo iniziato a produrre una demo, poi nel 2013 c'è stato un primo disco omonimo e adesso il 21 ottobre scorso è uscito questo nuovo disco che si intitola Living Storm, è il nostro secondo disco di cui siamo molto fieri. La band è formata da me alla voce, poi c'è Andrea Alberici al basso, Francesco Scontrini alla chitarra, Matteo Gigli alla batteria e Enrico Montaperto all'altra chitarra solista. Quindi è un disco che abbiamo registrato in Adir Studios di Genova e contiene 8 tracce. Insomma, sono molto fieri del lavoro che abbiamo fatto e stiamo cercando di farlo sentire il più possibile, e grazie a voi questo è uno spazio che ci consente di poterlo pubblicizzare e di farlo sentire agli amici ascoltatori che spero apprezzino la nostra proposta. Beh, da parte nostra è sempre un enorme piacere dare spazio a gruppi come voi, e approfitto per salutare i ragazzi che stanno dietro a tutto questo, ossia i ragazzi della Nadir, a partire da Trevor, così come Tommy, insomma ragazzi che lavorano molto al di là delle proprie soddisfazioni, anche per dar soddisfazione ad altra gente come voi, e quindi insomma un saluto sì, da parte di tutta la redazione. Ecco. Esatto, mi unisco al tuo saluto perché sì, effettivamente ci siamo provati talmente bene che questa è la terza volta che ci affidiamo un po' alla Nadir Music, perché insomma anche i lavori precedenti li abbiamo prodotti grazie al loro aiuto, quindi sono d'accordo con te sul fatto che il loro lavoro dà sicuramente risalto a molte, non ha dato risalto solo a noi ma a tanti altri gruppi molto bravi che grazie a loro sono riusciti a fare dei dischi molto belli. Quindi questo è un lavoro di cui andiamo fieri, perché è stato anche curato molto bene sotto l'aspetto tecnico, proprio da Tommy dietro il mixer, quindi di questo andiamo sicuramente fieri, e insieme a te mi unisco a ringraziare la Nadir Music. Allora ascolta, nella vostra bio la band si classifica come classic heavy metal, allora vorrei chiederti il perché di questa classificazione ed eventualmente quali sono stati i riferimenti principali, le vostre principali influenze. Guarda, io ti dico, io generalmente quando mi chiedono, mi fanno questa domanda, io dico semplicemente che siamo una heavy metal band e siamo un po' a 360 gradi, perché dico sempre che siamo 5 ragazzi con un background musicale e ispirativo molto diverso, che esula anche a volte dal contesto rock, metal, diciamo, ma che veramente è molto ampio. Le nostre band ovviamente ispiratrici, ti dico, io personalmente ho editato, potrebbe dirti, ci sono gli Iron Maiden, ci sono anche però gruppi più moderni come per esempio Lamb of God, questo tipo di gruppi, perché per esempio Francesco è molto più vicino a questo tipo di sonorità, e quindi diciamo che le nostre influenze sono veramente a 360 gradi, e questo poi magari si riflette anche su quello che cerchiamo di proporre, perché credo che si senta che siamo una band molto, molto aperta mentalmente a varie influenze, che cerchiamo di filtrare il tutto attraverso il nostro modo di intendere, di voler proporre della musica, cercando di essere ovviamente personali, perché le nostre influenze poi
vengono filtrati dalla nostra personalità e cerchiamo di scrivere in maniera del tutto setten, ecco. Capito, tra l'altro voglio dire, voi non siete neanche nuovissimi della redazione Metal Wave. Metal Wave ha già, diciamo, recensito il vostro Septem dello scorso 2013. Ecco, rispetto a 3 anni fa, cosa c'è di nuovo in questo Living Storm? Sì, siamo stati già in contatto con Metal Wave e anche lì vi ringrazio perché anche a suo tempo ci avete concesso un ottimo momento di spazio, diciamo, per poter farci sentire. Diciamo che la differenza principale rispetto al disco precedente, che noi abbiamo sempre considerato un po' come, tra virgolette, un the best of di quello che era stata la band fino a quel momento, perché come ti dicevo all'inizio, la band è nata nel 2003, io per esempio però sono entrato a far parte della band nel 2008, quindi quando abbiamo scritto il disco precedente c'erano delle cose che erano già state sviscerate dalla formazione precedente, e lì c'è stato un po' un voler mettere un punto fermo su quello che avevamo fatto fino a quel momento. Living Storm invece, secondo me, è gode del fatto che è un disco scritto da questa nuova formazione, perché nel frattempo abbiamo cambiato anche il batterista, e quindi questa nuova formazione ha scritto questo disco che noi lavoriamo sempre molto di gruppo, molto. Tutti e cinque partecipiamo alla stesura, alla scrittura dei pezzi, perché l'ispirazione può venire da uno di noi come da tutti e cinque, oppure l'ispirazione del singolo viene poi filtrata da tutti e cinque, e questo disco credo che abbia una compattezza e un'omogeneità anche, diciamo, artistica più marcata rispetto, cioè oltre ad avere anche una produzione dei suoni molto più, secondo me, credo, migliore e più potente, ma questa potenza deriva anche dal fatto che è stato scritto da una band che si è rodata negli ultimi 2 anni e che ha scritto tutto insieme, abbiamo scritto queste canzoni, quindi questo modo di fare si rispetta su un album che ritengo molto più calibrato, potente e più coeso forse rispetto al precedente. Stiamo ascoltando in sottofondo i vostri brani durante l'intervista e sto infatti ascoltando la cura dei suoni e anche dell'esecuzione. Quanto in questo vi è stato d'aiuto lavorare con Tommy Talamanca come produttore, o quanto invece, diciamo, sta alla vostra pignoleria nell'esecuzione? Ma diciamo che la bravura di Tommy, non solo come musicista, perché non è inutile dire, si tratta uno dei migliori musicisti che abbiamo in Italia, quantomeno a livello, se parliamo di metal, quindi con la sua band che è conosciuta anche all'estero, sa, eccetera, quindi questo è sotto gli occhi di tutti, ma la sua bravura anche non solo come musicista ma anche come tecnico dietro al mixer ci ha aiutato molto, perché con Tommy c'è un buon rapporto, non solo professionale, perché altrimenti non saremmo stati 5 anni praticamente in questi ultimi 5 anni abbiamo sempre lavorato con lui, ma è anche un buon rapporto personale, e questo, diciamo, ha influito positivamente, perché Tommy comunque è una persona molto molto onesta, che ti dice le cose come stanno, e la sua anche bravura, diciamo, tecnica ci ha aiutato a vedere magari le cose non solo dal nostro punto di vista personale, ma anche a prendere in considerazione anche altri punti di vista, e il dialogo che c'è stato tra noi, lui e il nostro modo di intendere e voler fare le cose e i suoi consigli sicuramente ci hanno aiutato a crescere anche da un livello tecnico, e il suo lavoro ovviamente, ripeto, lui è veramente bravo, e credo che il suo lavoro dietro il banco mixer si senta anche su questo disco, che io reputo abbia un suono decisamente ottimo e potente, che ha dato la giusta dinamicità anche a quello che volevamo fare. Quindi io non posso dire altro che sono contento del lavoro che è stato svolto sia da Tommy sia da noi, che abbiamo recepito anche magari, diciamo, dei consigli, oppure siamo una band molto molto tranquilla, molto umile, ma
che sa benissimo quello che vuole, e Tommy ha capito esattamente quello che volevamo noi, ma grazie anche al nostro dialogo siamo riusciti a lavorare proprio come una bella squadra, e quindi abbiamo secondo me ottenuto un bel risultato. Siamo veramente molto contenti. Posso chiederti a questo punto quali sono le aspettative che avete per questo disco e quanto questo disco può aiutare a far crescere la vostra band? Ma guarda, io ti dico la verità, le aspettative su questo disco sono molto alte, nel senso che noi obiettivamente lo sentiamo veramente come ci piaceva il disco precedente, perché poi chiaramente ogni fase della vita musicale che passa una band è fatta di livelli. Quindi, come eravamo molto contenti del disco precedente, siamo felicissimi di questo disco, delle canzoni, perché siamo molto contenti delle canzoni che abbiamo scritto. Credo che sia un buon disco. Io sinceramente lo ascolterei volentieri se fossi una terza persona, diciamo. In terza persona un disco così lo ascolterei molto volentieri, perché ha dei lati, abbiamo esplorato molti aspetti e lati della musica, cioè sia l'aspetto dell'aggressività, della potenza, ma anche dell'aspetto melodico. Le canzoni io ritengo siano molto personali una dall'altra, sono proprio riconoscibili, ognuna ha una sua personalità, che è quella che volevamo proprio conferire, e quindi ci aspettiamo molto da questo disco. Ovviamente quello che ci interessa poi di più sarà d'ora in avanti cercare di suonare il più possibile dal vivo, perché quella lì è la nostra dimensione, cioè sul disco abbiamo voluto cogliere anche, cercare di riprodurre quello che siamo dal vivo. Non abbiamo voluto creare artifici e cose strane, cioè volevamo dare una fotografia musicale nostra, reale, di quello che siamo, e quindi tra virgolette non volevamo photoshoppare troppo quello che facevamo, ma renderlo il più possibile genuino, per poi dal vivo replicarlo e dimostrarlo anche dal vivo, ed è la cosa a cui stiamo lavorando adesso, cercando più date possibili per suonare il più possibile, sia in Italia che all'estero. Questo è il nostro obiettivo dopo il disco. Ecco, il nostro obiettivo è suonare, suonare, suonare. E quindi qui c'è la prossima domanda: avete già delle date in programma? Quelle sono le prossime, le più vicine? Guarda, abbiamo sicuramente, ti dico, una data alla Spezia, la nostra, diciamo, base, da lì partiremo, e poi abbiamo anche date, sicuramente torneremo in Albania, dove siamo già stati, siamo trovati bene, e proseguiremo per Grecia, Kosovo, comunque, e anche Inghilterra. Stiamo lavorando proprio sia sul fronte italiano che sul fronte estero in maniera molto febbrile e molto... ci stiamo lavorando sodo e stiamo concludendo dei contatti, stiamo definendo un calendario che poi prossimamente pubblicheremo. Appena lo abbiamo definito in maniera dettagliata, lo pubblicheremo poi anche attraverso la nostra pagina Facebook, dove la pagina Facebook è quella dove ci potete contattare direttamente, e noi vi rispondiamo direttamente, perché cerchiamo di essere anche vicini a chi ci segue, e a chi è interessato alla nostra musica. Perfetto, senti, una domanda che va al di là del vostro lavoro Living Storm: come vedi la scena italiana in questo momento e come si collocano i Septem all'interno di questa scena? Questa domanda mi fa sempre, sono sempre un po' titubante nel rispondere, semplicemente perché la scena italiana, bisognerebbe capire. Io quando parlo di scena magari mi chiedono queste cose, mi viene semplicemente, non so, la scena grunge di Seattle, la scena, non so, la new wave o British heavy metal. Ci sono varie scene storiche che hanno fatto anche storia, diciamo, nell'ambito rock metal, così, perché c'erano band che portavano avanti un discorso, quindi c'era una cosa, la parola scena mi dà una qualche idea di una situazione generale coesa che va avanti tutto insieme. Io in Italia parlerei più che altro di un vasto panorama, dove secondo me a livello artistico e musicale ci sono delle band strepitose, e questo te lo posso dire perché negli anni suonando in giro un po' per l'Italia, un po' anche così all'estero, come ti dicevo prima, abbiamo incontrato dei gruppi che secondo me hanno veramente tanta
una stoffa incredibile e non hanno niente da invidiare alle altre scene, a quelle estere, diciamo. Quindi io, secondo me, dal punto di vista artistico musicale, l'Italia è messa molto bene. Io trovo ci siano delle band fantastiche con delle grosse idee che escono continuamente, penso anche dei bei dischi. E dal punto di vista strutturale magari ci sono ancora delle difficoltà, cioè noi in Italia abbiamo un pochettino più difficoltà rispetto ad altri paesi forse, ma poi adesso questo è un periodo di crisi generale in ambito non solo musicale ma generale, quindi magari noi, ecco, abbiamo leggermente qualche difficoltà in più, però penso che il materiale umano e artistico ci sia assolutamente. Io credo che i Septem facciano parte di questo panorama che ti dicevo, e artisticamente e musicalmente credo che anche noi abbiamo molto da dire insieme a tanti altri gruppi, come ti dicevo prima, e siamo molto, molto convinti di quello che facciamo, di quello che proponiamo. Infatti la nostra volontà è quella di suonare il più possibile per dimostrarlo poi sul palco come tutti. Ok, ascolta, prima di passare a presentare il brano che chiuderà l'intervista, ti do l'opportunità di dare i vostri principali riferimenti web per chi tra i nostri ascoltatori voglia saperne di più sui Septem. Guarda, io ci sono tante, adesso viviamo in un mondo molto così virtuale, ci sono tanti diciamo mezzi per esprimersi, diciamo, a livello internet, ma noi semplicemente al momento potete fare riferimento alla nostra pagina Facebook che si chiama semplicemente Septem, ci trovate su Facebook, e poi stiamo attivando anche un nuovo canale YouTube dove ci troverete anche lì, quindi poi lo pubblicizzeremo a dovere anche quello. Però diciamo che, come ti dicevo prima, se volete contattarci direttamente per sapere di noi, della nostra musica, di quello che facciamo, la pagina Septem è un po', diciamo, quella più facile da reperire, quindi ci potete trovare lì. Perfetto, allora a questo punto io ho qui tre brani inviatimi dal vostro promoter Trevor da lanciare, uno a scelta a fine intervista, però vorrei che sia tu a scegliere tra Lord of the Wasteland, Midnight Sky e Living Storm. Ma dai, io ti dico Midnight Sky. Perfetto, allora lanciala tu e con il tuo saluto ci andiamo a ascoltare insieme Midnight Sky e interrompiamo questa intervista, almeno per questa volta. Poi chiaramente siete sempre ben accetti, l'invito è sempre aperto a venirci a trovare qui a Terni. E noi, ecco, guarda, sarebbe molto bello poter venire lì a trovarmi e magari anche a suonare. Io colgo l'occasione per salutare te e tutta la redazione e vi ringrazio dello spazio. Un saluto anche agli amici ascoltatori, vi invito a comprare il nostro CD e possibilmente a seguirci nelle prossime date live che faremo, che pubblicizzeremo. E vi saluto tutti con questo nostro brano che si intitola appunto Midnight Sky. Un saluto a te e a tutto lo staff di Nadir Music. Ci andiamo ad ascoltare insieme. Grazie. A voi Midnight Sky, loro sono i Septem. Ciao! Ciao.